Proprio nel film di Fellini la fisarmonica che abbiamo sentito era quella di Volmer Beltrami. Oggi Volmer ha formato questo gruppo che vi voglio presentare perché sono tutti musicisti bravissimi. Silvano Chimenti alla chitarra, alla batteria invece c'è Roberto Podio e al basso Nanni Civitenga. Hanno lasciato tutti per una volta le big bands, il jazz, per divertirsi con Volmer e con la musica popolare. E Volmer ci ha preparato una fantasia che va dai suoi primi ricordi di musica d'orchestra alle musiche da film. Per la gioia di chi ama questa musica, in Italia siamo, credo, anzi sono sicura, tantissimi. E allora ascoltiamoli. Thank you.
percussione. Questo strumento è la fisarmonica. Nasce il secolo scorso come organetto, poi si trasforma, diventa appunto la fisarmonica, si trasforma ancora nel tempo, diventa fisarmonica elettrica o elettronica e ritorna a diventare lo strumento principe del liscio. Era naturale quindi che l'Oscar della fisarmonica fosse attribuito ad un italiano nella persona appunto del nostro ospite di oggi che è Volmer Beltrami. Eccolo qua, benvenuto a Volmer Beltrami. Volmer Beltrami ha girato tutto il mondo suonando questo splendido strumento che è la fisarmonica, con piccole formazioni, con grandi orchestre. Ha lavorato moltissimo anche per il cinema, Nino Rota, per i film di Fellini, l'ha sempre voluto accanto a sé. Vogliamo ricordare per esempio la fisarmonica di Amarcord, era Volmer Beltrami che la suonava. Oggi, pensando proprio al cinema, ha composto un collage, diciamo. È una fantasia. Una fantasia di musiche tratte da film. Esattamente. È venuto in compagnia di alcuni solisti dell'orchestra del Centro di Produzione TV di Roma. Di grande importanza, veramente, è il fiorfiore dell'orchestra della televisione. E allora poi li presenteremo anche loro. Io vi lascio in compagnia di questi grandi solisti e di Volmer Beltrami. Grazie. Prego. Thank you.
musicisti, al vibrafono Franco Chiari, Santino Tedoni al clarino, Sergio Conti alla batteria, Giorgio Rosciglioni al contrabbasso e alla chitarra Silvano Chimenti. Vogliamo ricordare la fisarmonica? Certo, Volmer Beltrami, Volmer Beltrami e la fisarmonica. È un secolo. Abbiamo sentito delle musiche stupende, erano musiche tratte da film importanti. E da parte io ho suonato per questi film. Un uomo, una donna, Mark Ord, sì, Il Padrino. Infatti, sì. E poi avete finito con una samba? Sì, una samba. In allegria, in allegria. Abbiamo dimostrato, Beltrami, ancora una volta, se ce n'era bisogno, che la fisarmonica, qualche volta, soprattutto dopo l'avvento dell'elettronica, è messa un pochino in disparte, diciamo. Purtroppo. Invece è uno strumento eccezionale che riesce a toccare tutte le corde dell'animo. Ben detto. Soprattutto nelle mani di un grande musicista come Volmer Beltrami, che ancora ringraziamo. Grazie Elisabetta. Grazie a Volmer Beltrami e proseguiamo con la nostra Domenica Inn. Bravo.